Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù. Diciamo insieme: siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Implorerai aiuto ed egli ti dirà: eccomi. Il popolo di Israele vive anni di difficoltà economica, sociale e religiosa. Nonostante molti pratichino il digiuno e riposo sabbatico, pare che Dio non intervenga. Noi continuiamo ad implorare aiuto senza stancarci, impegnandoci in opere di giustizia. Si stancherà lui di udire la nostra implorazione? No, ma verrà il giorno in cui dirà finalmente: eccomi, e allora saremo salvi. Signore Gesù Cristo, io so che tu sei sempre al mio fianco e ti ringrazio perché in ogni momento mi doni sempre l'aiuto necessario. Accogli ora con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, dare l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro e la scuola anche online. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione del Beato sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, studiami nel Vangelo che racconta la mia vita, la mia storia. Seguimi mentre consolo, guarisco, soffro, ubbidisco al Padre per amore vostro. Quando mi dimostro pieno di misericordia per gli umili, i pentiti e gli oppressi, penso solo a voi e sempre a voi e non a me. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiat semper, Ave Maria, prega per noi.